registri akashici. Premetto che non conosco la spiegazione canonica di Akasha, provo a proporvi una riflessione personale. Ognuno di noi, ogni anima, ha un'origine comune, la sorgente divina, o Dio, o come preferite chiamarlo. Ogni anima ha una memoria storica, animica, ogni nuova rinascita. In sé porta, in modo intrinseco, cioè informazione portata in sé, informazioni dalla creazione del cosmo a tutta la vita stessa. Ogni cosa è, diciamo, registrata a livello animico. La nostra anima, o essere vivente, è a conoscenza dei principi fondamentali del cosmo. Akasha è un nome, una definizione umana, per identificare un'appartenenza e un'impronta, una matrice comune dall'inizio dei tempi ad oggi di tutto il cosmo, che comprende universalmente tutto, dal negativo al positivo, stessa appartenenza, da non confondere dalle egregore. Le egregore sono gruppi, forma pensiero, esistenti in dimensioni animiche, che vanno a nutrire mondi diversi, dal più evoluto a quello meno evoluto. Immaginatevi come una libreria cosmica, divisa a tema, consultata da molti mondi. Per ogni tipo di tema corrisponde, in termini energetici, energia scaturita da ogni essere. E quindi i libri sono energia scaturita da ogni essere, tutte le anime esistenti. Ogni gruppo di egregore cresce in dimensioni vibrazionali nutrite da forme pensiero come amore, umiltà, generosità, rabbia, rancore, invidia, eccetera, eccetera. Spero di aver spiegato in modo comprensibile. Tornando ai registri, ognuno di noi avrebbe la possibilità di accedere nei propri registri akashici, storici, diciamo, attingere a informazioni, a ricordare. Non è facile e canonicamente non saprei come spiegarvelo. Da soli non riuscirete, se non in casi rari, di consapevolezza profonda di voi stessi. Ci sono persone che aiutano a ricordare, ma anche in questi casi non ci sono ipnosi regressive da fare, ma entrare piano piano in ricordi. Avere qualcuno di competente, veramente, che aiuta in questo percorso. Mi permetto di dire ancora una cosa. Tutto avviene se l'anima è pronta. Non ostinatevi ad inoltrarvi in queste cose. Ci possono essere squilibri che poi non sapreste gestire. Avvicinatevi sempre per amore verso voi stessi, in qualsiasi cosa vogliate fare, e pensateci bene. Se qualcosa non vi va, non fatela. Tutto ha un tempo in tutti voi. Potrei solamente consigliare di imparare ad ascoltare la propria anima. Cominciare a superare gli ostacoli visivi, andare oltre. Noi impariamo attraverso i nostri sensi. Gli ostacoli visivi sono questi, attraverso i nostri sensi. Poi sta a noi comprendere e andare oltre a ciò che vediamo, a ciò che tocchiamo, a ciò che pensiamo possa essere.